Oggi siamo qui con un nuovo video della top 20 dei zainetti miei preferiti. Comunque, prima iniziamo, iscrivetevi al canale, attivare la campanella e lasciare un bel like, ok? Arriviamo a 700 iscritti, solo questo voglio dirvi. Ecco qua, prima della top 20 metto il dosso decorativo della A Palla, non so se mi si chiama. Comunque, il dosso decorativo è una delle mie skin preferite, cioè Palla 8. Scolpo fossile, alter ego, oro, ecco, e per finire corrotto, eccolo qua. Che nel passo battaglia capitolo 2 stagione 1. La skin per sé è bella, lo zaino è bello, il suo set è il mio preferito. Ecco qua la 19ª posizione, se la prende uovo sodo, il zainetto della skin del coniglio incursore, cioè il giorno 6 coniglio di Pasqua. Questo zaino non lo uso mai, però mi piace, ha due stili, questo è guscio striato, bello. È giunto nella stagione 3, la prima Pasqua di Fortnite. Comunque, per tutti se non mi piace perché è gigante, gigante, però mi piace come zaino, sinceramente, mi piace, ecco, passiamo alla prossima. Prossimo zainetto è della skin di Cornetto, la skin del gelato. Bellissima, cioè bella la skin. Invece tutto il suo set, infatti c'è il suo set, il delta plano e il serpicone. E poi ho lo zaino che è riattivo, se mi sbaglio. Sì, cioè è uno set che alla fine fa il gelato, ecco. Nella stagione 7 è uscito questo zaino insieme a Cornetto, insieme a tutto il suo set. Comunque, bellino come zaino, però non l'ho mai usato. Solo perché non, oltre che gigante, ma io, il problema è che io gli zainetti non li uso, per questo. Questa top 20 è stata un po' difficile farlo. Passiamo alla prossima. Prossimo zaino abbiamo di Jonesy Mucca. Bellissimo come zaino, non c'è niente da dire con questo zaino. Non c'è dire il brutto oppure che c'è Jonesy agente là. Ma bellissimo come zaino, mi piace. Poi, oltre che invece pure la skin, e il piccone. Bellissimo. Prossimo diretto abbiamo Guglia del Castello, nel bundle Leggende Polari, del capitolo 2 stagione 1, cioè è picco volare il zainetto. Bella idea, mi piace. Mi sembra il zainetto di Lagnator, non so come si chiama. Dove sta stagione, è bellissimo questo zainetto. Purtroppo ho mai usato, giustamente già ho detto il problema di prima. Carina l'idea, possiamo dire. Adesso alla 15ª posizione abbiamo questi tipi di zaini. Il primo è questo di Gucci, ma se sbaglio, sì. Poi abbiamo un miascolo, bellissimo. Che sono tutti quanti del pass battaglia, capitolo 2, stagione 7. Bellissimi tutti. Su come è stato vabbè, questo qua è stato il primo zaino che si bloccava nel pass battaglia gratis. L'ho usato quasi per una settimana lo suo zaino, sinceramente, poi purtroppo questo qua non l'ho usato, quest'altro l'ho usato e quest'altro l'ho usato. Passiamo al prossimo. Prossimo zaino abbiamo della skin di questo pass battaglia, Ryan, che si chiama. Comunque, Ryan. Bello lo zaino, vabbè, gli stili, primo questo. E poi abbiamo Travolgente, eccolo qua. Verde alla fine. Rosso e verde, mi piace. L'ho usato solo una volta. Si blocca, non mi ricordo in quella pagina, se mi sbaglio, livello 20, qualcosa del genere. Comunque, scrivete come se a voi vi piace questo nuovo zaino di questo battaglia. Prossimo zainetto abbiamo questo qua dell'estate, del capitolo 3, stagione 3. Si sbloccano tramite le missioni. Io ho questo qua di Slurp. E abbiamo, vabbè, questo qua ciliegia coccoloso, non ce l'ho purtroppo. Poi abbiamo coda di miascolo, nana granita, va bellissimo. Fra freppo pesce e poi abbiamo un gaffo gelato. Questo qua è un mobile di io, i gusti. Sono il gelataio, buongiorno, salve. Che gelato volete? Vabbè, mi rispondete. Io dico gaffo gelato e in modo il gelato a fragola. Freppo pesce e arancia. Nana granita e limone. Banana, volevo dire limone, vabbè. Poi abbiamo lui che è mischiato con arancia e, oh, non lo so. Lampone, boh. Vabbè, diciamo lampone, mi sembra
caratteristico del lampone, quel colore. Poi abbiamo lui, questo qua, la fragola. La fragola è pure quello di Gaffo, comunque. Ammettiamolo, faccio schifo come gelataio. Non dite da me. Prima abbiamo parlato di gelato, adesso parliamo di un altro cibo, di un'altra categoria, il biscotto di pan di zenzero, che tutti quanti lo fanno a Natale. Io vorrei che lo fanno tutti i giorni, però purtroppo solo a Natale si può fare. Vabbè, si può fare tutti gli anni, non è che è obbligato a fare soprattutto a Natale, però ci sta più con Natale, ok? La skin, questa skin, vabbè sì, una skin, sempre una skin, è il nostro creativo di una skin che si chiama Saccheggiatore Felice, costa 1500 bucks, prendetela. Come zainetto mi piace molto, stupendo. Prossimo zainetto abbiamo Banana Shake, che si comprava tramite, ma che cambia faccia, nell'immagine è così felice, ma bananita, Banana Shake, vabbè. Comunque, dal capitolo stagione 1, che era del bundle, insieme a Difensore dei Boschi, Cartoon e Bananita Cartoon. Questo qua è il zainetto di Bananita, proprio per punto, perché triste o arrabbiato, alcune sono le due cose. Comunque, bellissimo come zaino, stupendo, Banana Shake. Prima abbiamo parlato di Bananita Cartoon, adesso parliamo della Bananita Cabana, il zainetto della banana estiva che c'è oggi nello shop. Io già ce l'ho. Comunque, bello come zaino, stupendo. Tutte le cose di Bananita, della skin Bananita, sono tutte stupende. Anche se brutta, ma stupenda. Stupenda, sei bellissimo, guarda. Stupendo, io, quasi tutte le Bananite, mancano tipo 3 o 2. Vabbè, anche quello gira. Quella del Passbattaglia 8, quella Drobot e quella... Solo questi due penso, vabbè, andiamo alla prossima. Allora, nella posizione ho messo Groot Alberello, uno zainetto che ho usato quasi per una settimana, qualche giorno l'ho usato nella stagione 4. Nella stagione 4 del capitolo 2 di Fortnite, di Groot. Che Groot ovviamente diceva sempre, ciao sono Groot... Ciao, sono Sario. Guarda come ballo questo. Prossimo zainetto. Tutti quanti gli piace questo zainetto. Dello dog. Che sono tantissimi vari tipi. Achille, mostarda, classico. E deluxe. Costa 300 bucks. Comprate, ve l'ho comprato tramite il bundle. Perché avevo il piccone. Rose me l'ha detto. Infatti ho scoperto la skin tramite il bundle. Lui ci ha detto, ah, Rose, sai, mi fa venire fame. E ha detto, ma ti piace la skin, il bundle, lo zainetto? Lui ha detto, sì. E siamo identici a lui. Iscrivetevi al suo canale. Prossimo zainetto si chiama Ghiaccioloso. Bellissimo. Ghiaccioloso in questo modo. Poi ho lavorato su un altro gelato, adesso parliamo di un altro tipo di gelato. Stupendo, si bloccava tramite l'emissione del capitolo 2, stagione 7. Adesso abbiamo questo zainetto del capitolo 2 stagione 3 della skin Fauci Tenero, che c'era il 15 giugno nello shop. È la mia skin preferita, lei, quella là, è una delle mie skin preferite, una della top 5 skin preferite mie. Purtroppo c'è un bug di quella skin che senza la coda si vede sempre la coda, pure in partita, non capisco perché. Vabbè, bello come zaino, mi piace, come codina, però stupendo questo zaino, un peluche a forma di squalo, wow, bellissimo. Prossimo... Posizione la quinta, abbiamo pacchetto manzo della skin di Jonesy, visibilità massima, del capitolo 2, stagione 3. Comunque, all'inizio che è uscito quella skin, devo dirvi la verità, che tutti quanti sono fatti, hanno visto questa cosa, che c'era anche il secondo stile, ma non, tutti quanti alcuni capivano cosa c'era, invece c'era il fatto che era in questo stile premasticato, cioè mangiato. Bellissima idea Jonesy, bravo, per questo è la panza secondo me. Complimenti. Prossima posizione abbiamo distruttore dorsale della skin di pesce secco agente. Ma che carino. Suzano comunque mi piace un botto. Comunque questo skin qua l'ho shoppato l'anno successivo, nel 2021. Che nel 2020 purtroppo è uscito nel periodo della pandemia. Non capisco perché, io l'ho male forse in quel momento, però l'importanza che ce l'ho, finalmente. Comprato la prossima volta che esce, costa 8 euro, tipo 9. Compratelo, che vi danno 1000 V-Bucks. Prendetelo, poi la skin è stupenda, per questo, prendetelo. Prossima posizione abbiamo la paperella. Zainetto, paperetto. Della stagione 9 delle skin delle sfide gratis dell'estate 2019. Comunque questa skin, questo zaino, c'era anche nello stagno al centro della mappa del capitolo 1 però.
Tipo c'era la statua, beh, solo per il periodo estivo. Comunque, sto morendo di caldo, comunque appare stato più 20, comunque, non c'è più. Comunque, questo skin qua lo usavo sempre con Laguna. Wow, lo usavo sempre quando l'ho spaccato. Me lo può dire Stefanic, iscriviti al suo canale. Prossima posizione, la 2. Seconda posizione abbiamo questo zaino, il frullato di Bananita. Se avete visto il trailer della stagione 9, che Johnny si era mangiato la banana per sopravvivere, già subito la storia. Infatti era del pa... no, era del skin delle sfide gratis, sì. Comunque questa skin, questo il frullato può essere arrabbiato, felice, solamente. Oppure, vabbè, normale. Comunque adesso è arrabbiato, non capisco perché. Ah, è arrabbiato perché... Aspettate. Ah, è arrabbiato perché secondo me non avete cliccato il tasto iscriviti per questo. È arrabbiato. Così sarà felice se vi iscrivete. Iscrivetevi. Alla prima posizione abbiamo l'Among Us. Finalmente avrò fatto una collaborazione anche con il balletto, che mi piace un botto il balletto. Comunque, questo genere qua già lo sapete. Ha uno stile rosso, blu, verde, rosa, arancione, nero, bianco, giallo, marrone e per finire il viola. Tutti i colori degli Among Us. È il mio preferito, giustamente giallo, che è solo perché è il mio colore preferito. Bellissimo, mi piace. Wow! Al momento della registrazione è il 19 giugno. Questo video penso che l'avete proprio il 19 giugno e nemmeno a farlo apposta. Il pacchetto che ho comprato di Among Us ha fatto un anno. Qua c'è passato un anno, perché la collaborazione esce il 9 giugno 2022. E adesso qua dopo 10 giorni, me lo ricordo. Comunque, costa 600 V-Bucks il bundle. Non esce da un botto, da giugno dell'anno scorso. Spero che esce per chi lo vuole, però. Vabbè, comunque il video finisce qua e noi ci vediamo ad un prossimo e nuovissimo video. Ciao ciao!